Allora, mister Caporaletti, arriva la disfatta, ma sembra proprio un caso, ma proprio con l'Eagles Aprilia all'andata era successo la stessa cosa, avevate perso l'imbattibilità e poi da lì l'Eagles Aprilia sembra gli avete dato la spinta. Sì, sì, intanto buonasera, complimenti ai nostri avversari che oggi vincono, credo matematicamente, comunque sì, il girone. Sì, 9 punti di distacco. Quindi complimenti ai nostri avversari, secondo me quando si trova un avversario che dimostra in campo di essere più bravo, in due partite ci hanno fatto, credo, 13 gol e gliene abbiamo fatto uno, quindi si può recriminare e parlare per ore, la realtà è che loro sono stati più bravi. Tanto di cappello a loro e signori, noi dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, lavoreremo sui nostri errori, purtroppo avevamo preparato la partita in un modo e ci è andata subito di traverso. Avevate un solo risultato, quello di poter vincere e soprattutto nella speranza che poi nelle altre due gare l'Eagles potesse perdere punti. Mister, ma se dovessimo analizzare un po' il campionato, qual è stata la chiave per te di questa, praticamente di questa sconfitta in generale? No, una sconfitta, purtroppo non si arriva, non tutti possono arrivare primi, uno solo ci arriva. Quindi la sconfitta, abbiamo fatto un campionato bellissimo, secondo me anche per certi momenti al di sopra delle aspettative, ma e poi ci abbiamo preso, come si dice, ci abbiamo preso gusto strada facendo. La debacle con l'Eagles all'andata ha creato più di qualche strascico e quindi ci ha fatto sicuramente male. Poteva succedere, ce l'aspettavamo. Il problema sono state la sconfitta col Cori, la sconfitta con Latina, quelle ci hanno un po' tagliato le gambe. Con Lidl Pirata anche uno la può mettere in preventivo, una sconfitta qui e a Lidl Pirata si possono mettere in preventivo. Senza nulla togliere a Cori e Latina, col Cori in casa e con Latina da loro, insomma abbiamo giocato male. Mister, se si chiude la questione del capitolo di vittoria del campionato, può comunque rimanere aperta la questione della Coppa Provincia di Latina, dove voi parteciperete in quanto o seconda o terza, adesso cambierà soltanto la posizione e conoscere l'avversaria. Potrebbe arrivare qualcosa per voi? Ma sì, ripeto, io sono convinto che si allena sempre e sempre fino all'ultimo, l'ho detto in tempi non sospetti. La Coppa è un'altra cosa a cui noi teniamo molto. Arriveremo secondi o terzi. Non è un trofeo da sottovalutare, anche perché è un mini torneo di post campionato, nelle passate stagioni ha sempre dato la probabilità di un ripescaggio. No, assolutamente, noi l'anno scorso l'abbiamo onorata fino all'ultimo, abbiamo onorato il campionato, lo faremo anche quest'anno, il gruppo c'è. Oggi purtroppo sotto rientrati, preso il 3-0 abbiamo mollato, la realtà è questa, perché sappiamo che c'è un risultato solo e con loro che sotto 3-0 non la riprendi mai. Cercheremo adesso di concentrarci per questa Coppa, dando il massimo, sperando di portare a casa il bottino pieno sempre. Che dobbiamo fare? Siamo qua. Allora, è difficile iniziare soprattutto dopo una bellissima vittoria. Oggi praticamente altro che pallone si è portato a casa Cristian Vicinu. All'andata ne avevi fatti due, oggi hai addirittura raddoppiato, 4 gol in segui. A questo punto, dopo questa stupenda vittoria, la testa del classifica marcatori. Vabbè, a me la testa della classifica marcatori non è che mi è interessato tanto quest'anno. Noi volevamo vincere il campionato e l'abbiamo dimostrato, anche se loro sono stati una buona parte del campionato, primi in classifica, ma noi siamo stati sempre... È giusta l'esultanza. Vicino, oggi è così, giustamente, come fa notare mister Iannacone, ma da lui andremo un tantino più tardi. Lasciamo un tanto Cristian Vicino, anche perché sicuramente vuole andare a festeggiare, ma lo teniamo ancora per qualche istante. Vorrei ricordare invece con il presidente Silvio Carosi le parole che lui disse in settembre, lui all'atto della presentazione, ricordo un passo brevemente, ragazzi andiamoci a prendere questo campionato. Presidente, ricordi queste parole? Le ricordo benissimo e quando il mio amico ritornò è la prima cosa che abbiamo detto: dobbiamo vincere il campionato. Ci siamo messi con la buona volontà, bravi ragazzi, bravi il mister, bravi l'organico, tutti quanti, e ce l'abbiamo fatta. Partita perfetta. Invece con il mister faccio notare un altro particolare: tanti anni fa, quando lui venne battuto in finale di Coppa Provincia di Latina, e c'è un'immagine
veramente simbolica, dove lui praticamente affranto un po' dalla partita e soprattutto dalle lacrime che non riusciva a trattenere, alzò quel trofeo, perché fu l'unico all'attualità con l'Igors che lui era riuscito a conquistare. Sì, in effetti ricordi bene, era poi uno anche dall'inizio della mia carriera come mister. Comunque oggi ne alziamo uno e le lacrime sono di gioia, finalmente, perché l'Igors Aprilia come società, staff, quando ci siamo incontrati a maggio-giugno col presidente, perché per me l'organizzazione, la programmazione per iniziare una stagione è il top. E quest'anno veramente siamo partiti da giugno a mettere su squadra e, come ho detto ai miei ragazzi, mattone sopra un mattone abbiamo costruito questo grande campionato, perché una squadra che riesce toccando ferro, siamo imbattuti, miglior attacco, miglior differenza rete, un capocannoniere come Cristi, abbiamo fatto un campionato veramente perfetto. Viene da fare una battuta, grande futsal. Grande futsal ad Aprilia, certo, grazie ai miei ragazzi che mi hanno seguito per questi 8 mesi, che non era facile, perché lo posso dire, ma sono molto pignolo e cagacazza, e molte volte mi rendo conto che sono esasperato sempre negli schemi, nei movimenti, però questo porta i ragazzi a vedere quello che hanno fatto oggi, hanno dato una dimostrazione di forza, lasciatemelo dire, ma secondo me abbiamo meritato. Mister, l'emozione è tanta, però l'emozione è tanta, è grande, però sinceramente qual è stata la chiave di lettura di questo girone? La vittoria lì all'andata, quando praticamente dominaste la partita, poi un 5-0 netto, e da lì praticamente l'Igors non si è mai fermato, anche se veramente non si è mai fermata, a parte la parte iniziale del campionato con due pareggi. Sì. E beh, i due pareggi all'andata sono stati, diciamo, due cose causali. Roma all'inizio, siamo passati da un 3-1 dell'Igors Aprilia che era impostato, da un 2-2 a 4-0, noi non c'è, era tutto un gioco diverso, e i ragazzi sono stati bravi, hanno avuto qualche settimana per poter amalgamare questo mio tipo di gioco, che poi alla fine i frutti si sono visti. Sì, penso che per tutto il girone d'andata, comunque per colpa di quei due pareggi, siamo stati costretti a inseguire quel nuovo Florida che comunque continuava a vincere, non mollava mai passo, e comunque quando siamo andati a vincere lì in casa loro 5-0, secondo me i ragazzi si sono resi conto della consapevolezza, della loro forza e della maturità che avevamo raggiunto, e abbiamo continuato. Ma penso che anche la vittoria contro il Pirata in casa è stata una partita bellissima, giocata veramente bene. Erano le due squadre che potevano metterci in difficoltà, il Pirata e il Nuovo Florida, però i miei ragazzi sono stati stupendi, un anno eccezionale. Un altro episodio invece molto importante di questa stagione, anche se vicino non lo vuole mai mettere in evidenza, glielo facciamo riscontrare noi, perché poi durante il corso della cronaca l'abbiamo sentito più volte dire: Cristian Vicino è tanta roba. Questa è la frase che soprattutto si ripete, però ci sono state 20 partite giocate, perché ce n'è una addirittura non disputata la settimana scorsa, e una in cui tu non eri presente per un cartellino rosso ricevuto la settimana prima. 20 partite, ma sei sempre andato a segno, anche di un solo gol, ma c'è sempre andato. Sì, io nelle partite comunque, cioè, non è che mi metto sempre a segnare, però uno mettendo l'impegno poi il gol arriva. Quindi uno all'inizio del campionato non si mette in testa, diventa capocannoniere, però strada facendo metti l'impegno tutte le settimane, anche in allenamenti, poi i gol vengono. E allora andiamo un po' a svelare che significa questa frase: è tanta roba questo giocatore, perché poi noi non possiamo dimenticare campionati in Serie D, campionati di Serie C2, massimo campionato regionale in Serie C1, le primavere cominciano a essere tante, però per te sembra sempre un gioco da ragazzi, colpire di destro, sinistro, smarcare, per te non c'è nessuno sbaramento. Sì, vabbè, pure per me comunque piano piano si cominciano a sentire le primavere, però adesso mi sento bene, quest'anno mi sono sentito veramente bene, poi qua ad Aprilia vicino, cioè, mi sento a casa, quindi poi a Meucci, dove ho iniziato io a giocare a calcio a 5, quindi è veramente bene a giocare qua. Bene, grazie soprattutto alla pazienza di Cristian Vicini. A questo punto chiudiamo con il presidente, non gli possiamo chiedere, anche se lui adesso è contento, raggiante, vorrebbe iniziare, continuare a festeggiare, già pensa alla prossima stagione. Presidente, solo una battuta, anzi una risposta rapida: quanto sta lavorando l'Eagles in virtù non solo di questa formazione, soprattutto nel settore che praticamente porta molto a questa prima squadra? Parliamo del settore giovanile. Siamo già da qualche mese a sta parte che stiamo già lavorando per il settore giovanile, speriamo di riuscire a fare la scuola calcio.
anche perché questo lo possiamo svelare, c'è qualche giovane, chiamiamolo così, della prima squadra che quest'anno ha iniziato l'avventura. Parliamo di Marco Riolfo, però c'è Andrea Riolfo, ma c'è anche l'entrata nello staff tecnico di Marco Frioli. Ecco, quindi questa è una bellissima notizia e che praticamente non è il modo per come si dice, attaccare gli scarpini al chiodo. No. Assolutamente no. La famiglia Eagles deve cercare sempre di rimanere compatta. Cerchiamo di non mandar via nessuno. Se qualcuno vuole fare un passo indietro, ma deve rimanere dentro il nostro staff. E poi io non posso che ringraziare i dirigenti e l'impegno che hanno messo, perché le nostre famiglie, distaccarli la domenica, uscire, andare in trasferta, sono cose che soltanto chi ha la passione, la voglia e il cuore verso l'Eagles. Io ringrazio Antonio, tutti i dirigenti, il vicepresidente che era qui, è andato via, e i ragazzi, non posso dire niente, dalla prima squadra al settore giovanile, che si stanno comportando benissimo sia l'Under 16 che l'Under 21. Bene, a questo punto può iniziare la festa Eagles Aprilia.